Credo che sulla vittoria nostra non ci sia nulla da eccepire. Abbiamo disputato una buona gara, specialmente nella prima parte, dove abbiamo messo a segno la prima rete, replicando una difesa, anche se in quel momento lì il predominio territoriale l'aveva la Juventus, però nel computo delle occasioni avute credo che la vittoria la meritavamo. Noi abbiamo giocato una brutta partita, niente da dire, abbiamo meritato di perdere. Ma veramente non penso che abbiamo giocato bene. Tra Pattoni, Marchesi e Platini, tra vincitori e vinti, una volta tanto c'è pieno accordo. Non resta che vedere come è maturata la vittoria dell'Inter. Dopo la deviazione fuori di Altobelli, un tentativo di Platini con tiro frettoloso. La difesa della Juventus regge con un po' di affanno alle folate offensive nerazzurre. Salvataggio all'ultimo istante su Altobelli. Alla mezz'ora l'Inter sfiora il gol. Deviazione di Altobelli su centro di Mandorlini. Tacconi è salvato dalla traversa. Garlini è un ottimo aiutante in campo per Altobelli, palla in aria su centro di Calcaterra, Tacconi è piazzatissimo per la grande girata. L'Inter segna al 42esimo, cross di Baresi e correzione di Altobelli per Fanna che segna da due passi, 1-0. Nella ripresa la Juventus si proietta in avanti, l'Inter cerca di chiudere i varchi ma i bianconeri diventano pericolosi, Rasoterra a fil di palo di Soldà. Senza Zenga, Bergomi e Passerella, la difesa accusa la pressione juventina. Girata finale di Briaschi con palla che sorvola l'incrocio dei pali. Il tentativo di rimonta si esaurisce dopo 20 minuti. L'Inter ritorna in avanti. Garlini alza con tiro precipitoso. Fuga di Matteoli, tra i migliori in campo, e dribbling vincente per un tiro che Tacconi non riesce a trattenere. Entra Garlini e mette in rete. 2-0 al 32esimo. Partita praticamente chiusa. Matteoli si fa trovare ben appostato su appoggio di Altobelli, tira a fil di palo con Tacconi allungatissimi in cerca del pallone. Nel finale la Juventus segna sull'unica distrazione di Ferri. Dopo la respinta di Calcaterra, Briaschi recupera e Serena batte Malgioglio, 2-1. Manca un minuto alla fine, Trapattoni sembra furente, poi si tranquillizza guardando il cronometro. In tribuna, Facchetti riceve i complimenti di un ospite d'onore che si chiama Pelé.